Ora l'oggetto numero 6, Nuova Monteluce, chiarimenti sulla realizzazione della Casa della Salute e sui tempi di trasferimento della palazzina di via 14 settembre. La parola al consigliere Bori. Grazie Presidente. Sulla Nuova Monteluce il pubblico ha fatto la sua parte. Nella Nuova Monteluce ci sono collegi universitari, ci sono strutture commerciali, il Comune di Perugia da anni dovrebbe spostare, adesso paga un affitto aumentato perché dovrebbe spostare i suoi uffici per permettere l'arrivo di altre strutture, ma una cosa è rimasta incompiuta, che è la Casa della Salute di Monteluce, della Nuova Monteluce. Da sempre il quartiere ha una vocazione, che è quella universitaria, in cui la Regione ha dato risposta con i collegi universitari, e ha l'altra vocazione, che è quella sanitaria. C'è un edificio storico che doveva essere recuperato al centro della piazza, che può collegare le due parti, in cui doveva venire la Casa della Salute. Contemporaneamente c'è una struttura sanitaria, che è quella di via 14 settembre, in cui non sono stati fatti i lavori e gli adeguamenti perché, in previsione dello spostamento, pur essendo un immobile di pregio, non è più idoneo a ospitare né gli operatori sanitari né il pubblico che va lì per il consultorio, le vaccinazioni, i servizi sociali, l'ambulatorio di infermieristica, la farmacia, il servizio screening. Quindi abbiamo una struttura che va spostata e ne abbiamo un'altra che ancora deve essere realizzata. La situazione non è più sostenibile, contando che nella Casa della Salute, a cui non possiamo rinunciare, a cui la ASL deve procedere con i lavori che sono iniziati ma non terminati, in quella Casa della Salute andranno anche la continuità assistenziale, gli ambulatori di medicina generale, gli ambulatori specialistici, quindi servizi specialistici, e un CUP che ad oggi manca in via 14 settembre. Ecco, queste sono le domande che poniamo, a cui vogliamo risposte. Quando avverrà lo spostamento? Quando si potrà lavorare in sicurezza rispetto a via 14 settembre? Quando sarà realizzata, con tutto quello che ho detto, la Casa della Salute nella Nuova Monteluce? Grazie. Grazie consigliere Bori, do la parola all'assessore Coletto per la risposta. Grazie Presidente. L'ex US numero 2, con lettera del direttore generale al protocollo 488858 del 2010, inviata a BNP Paribas, gestore del fondo Umbria, comparto Monteluce, ha espresso l'interesse all'acquisizione del padiglione E, lotto F, all'interno dell'area ex policlinico di Monteluce, al fine di ricollocarvi i servizi sanitari erogati presso l'immobile di proprietà dell'azienda US, sito a Perugia in via 14 settembre. La BNP Paribas, con nota del 9/11/2012, ha proposto un contratto di locazione con un canone di 416.000 euro, a fronte di una superficie ragguagliata di 2.405 metri. Secondo la relazione stimativa rimessa dall'Agenzia delle Entrate il 18/4/2014, il più probabile valore locativo dell'immobile da destinare al distretto sanitario localizzato nel lotto F dell'area dell'ex policlinico di Monteluce è pari a 303.000 euro, ritenendo congruo il valore unitario di 10,50 al metro quadro mese. Con la delibera del direttore generale 499/2014, l'azienda US Umbria 1 ha approvato il trasferimento del centro della salute e degli uffici amministrativi dell'attuale sede di via 14 settembre alla struttura denominata lotto F, richiedendo contestualmente l'autorizzazione regionale alla stipula del contratto di locazione con BNP Paribas per una durata di 9 anni più il rinnovo di ulteriori 6 ad un canone di 303.000 euro. Poi, con nota 90623 del 2014, il direttore generale di US Umbria 1, in considerazione dell'inserimento nel contratto di un'opzione di acquisto per esercitare il terzo anno successivo alla consegna dell'immobile per un importo pari a 4.900.000 euro, ha proposto alla Regione di procedere immediatamente all'acquisto dello stesso per un importo complessivo di circa 6 milioni. Imposte, tasse e spese
varie comprese, fermo restando il giudizio di congruità dell'ammontare della compravendita da parte dell'Agenzia del Demanio. Con delibera 1335 del 2014, la Giunta regionale ha preso atto dell'operazione immobiliare della sua totalità, con la seguente copertura finanziaria. Per il 50% dell'importo, con fondi provenienti dalla rimodulazione degli investimenti di cui è il mutuo già autorizzato con delibera 182 del 2014, per il residuo 50% mediante gli introiti della vendita dell'immobile di via 14 settembre. Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale ha inoltre garantito nelle more del perfezionamento dell'alienazione dell'immobile sito in via 14 settembre l'anticipazione delle risorse finanziarie occorrenti per la copertura del 50% dell'importo necessario alla compravendita delle strutture in questione. Conseguentemente l'azienda Ulss Umbria 1 ha chiesto all'Agenzia delle Entrate e l'Ufficio Provinciale di Perugia e Territorio una perizia tecnico-estimativa relativa alla definizione del valore di mercato dell'immobile. Di che trattasi? In base alla stima del protocollo 1284 del 24 febbraio 2015, la suddetta Agenzia delle Entrate, il più probabile valore di mercato dell'ex padiglione ospedaliero è denominato l'8F per l'alienazione pari a 4.052.000. In attuazione della legge, Presidente, è abbastanza lungo. La deposito agli atti e comunque vorrei rassicurare il consigliere Bori che è nostra intenzione andare avanti e portare a termine, come ha già accennato l'assessore Fioroni, questa operazione, visto considerato che si tratta di una struttura che ha sicuramente effetti positivi sul territorio, considerazione del fatto che va a trattare prevalentemente, o meglio, anche e soprattutto quelle che sono le cronicità di un territorio che ne ha bisogno. Grazie. Grazie Assessore, la replica al consigliere Bori. Rapidamente vigileremo, ringrazio della risposta, vigileremo sui lavori che vanno riattivati il prima possibile, sul trasferimento che è necessario, non solo perché in via 14 settembre la struttura non è più idonea, basta guardarla, e non ha accessi adeguati per i disabili, ma anche perché la nuova Casa della Salute a Monteluce, che sarebbe la prima Casa della Salute a Perugia, può dare delle risposte efficaci ai malati cronici, allo smaltimento delle richieste per gli esami specialistici avendo ambulatori, alla richiesta di CUP, ai servizi sociali, al consultorio e a tutte le cose che sono presenti attualmente in via 14 settembre, ampliate alla medicina generale e alla continuità assistenziale, che nel quartiere, che ha una vocazione sanitaria, perché c'è stato per un secolo il nostro ospedale, potrebbe portare una ventata di ossigeno e dialogare anche con le strutture già presenti, con le cliniche già presenti. Per cui ringrazio la risposta e vigileremo che questo accada in tempi brevi, perché c'è attesa da troppi anni. Passiamo all'interrogazione numero 7, vertenza Acque Minerali d'Italia San Gemini. Presenta il consigliere Paparelli. Okay. Ma in 16 novembre 2018, dopo l'ennesima vertenza che si era aperta, che ha colpito questo gruppo, è stato siglato un verbale di accordo tra Acque Minerali d'Italia e Confindustria e le organizzazioni sindacali, che dava anche atto, di cui noi abbiamo dato atto, dell'esperimento della procedura di quell'articolo 24 del decreto legislativo 148. Con la stipula di questa intesa, la Società Acqua Minerale d'Italia si era impegnata in un programma di riorganizzazione aziendale tesa a riposizionare gli stabilimenti di San Gemini a Merino sul mercato, con l'obiettivo addirittura di raggiungere le 192 milioni di bottiglie distribuite per i vari marchi del gruppo San Gemini attraverso strategie di marketing che avrebbero dovuto essere nuove ed innovative. Per raggiungere questi obiettivi la società riteneva indispensabile, per cambiare alcune linee di produzione e migliorarle, indispensabile non solo fare questi investimenti, quindi firmando e siglando un accordo in cui si impegnava a fare 20 milioni di investimenti in 3 anni per rinnovare alcune linee, alcuni impianti, tra cui una nuova linea di produzione in vetro che è quella che avrebbe fatto fare il salto di qualità
ad Acque Minerali San Gemini per collocarci in quella fetta di mercato nella quale, diciamo, medio-alto, nella quale oggi ha difficoltà a raggiungere i target sperati. E al fine di consentire questi investimenti, l'azienda ha chiesto, diciamo, di siglare un accordo di cassa integrazione straordinaria di 24 mesi, oltre che prevedere alcune uscite incentivate volontarie nei casi che queste ci fossero state richieste in tal senso. Considerato che noi abbiamo partecipato attivamente, io in prima persona, a quell'accordo, a quell'intesa, e che la Regione Umbria è il titolare della concessione di attingimento delle acque pubbliche, ricordando che la concessione demaniale rilasciata dagli uffici della Regione nel 2015 aveva come clausola l'utilizzo dei pozzi strettamente connesso al mantenimento occupazionale di tutto il personale in forza a tempo indeterminato. Questo è riportato nella convenzione, che è un contratto tra le parti che è stato sottoscritto. A quanto ci risulta, ormai diciamo è cronaca, a distanza di un anno dalla stipula di quell'accordo, io mi prenderei atto, fatta eccezione per la cassa integrazione con la quale si è finanziato quel poco di inizio di investimenti, quasi nullo, che è stato fatto sulla linea C per altri investimenti che, a detta degli operatori, risultano anche sbagliati ed errati, a parte l'uscita incentivata volontaria di 5 persone, a parte il fatto che non è stato fatto alcun investimento sulla linea in vetro, chiaramente questo ha riportato, diciamo, gli operai e le organizzazioni sindacali a riaprire quella vertenza. Noi riteniamo di dover interrogare per questo la Giunta regionale per sapere quali provvedimenti intenda adottare per far rispettare il vincolo del mantenimento occupazionale, perché a nostro avviso, cioè ecco perché abbiamo chiesto di tenere aperti due tavoli, quello regionale per la San Gemini, quello nazionale per il gruppo AMI, per il quale il Ministero ha già dato la disponibilità ad ospitarlo, ma il tavolo regionale è fondamentale perché abbiamo una clausola, un contratto sottoscritto dalle parti che deve e dovrebbe, a nostro avviso, essere reso operativo in caso di inadempienza di una delle due parti. Do la parola all'assessore Fioroni per la risposta. Sì, allora, riferimento chiaramente all'accordo del 16 novembre e al tavolo regionale del 16 novembre 2018 è il punto di partenza del ragionamento che cercheremo di fare relativamente ad una situazione in cui emergono, anche da un incontro che abbiamo avuto con i rappresentanti sindacali l'11 con l'organizzazione sindacale dell'azienda l'11 febbraio scorso, emergono alcune criticità nell'attuazione di quell'accordo, in modo particolare sull'ambito degli investimenti che erano stati stimati nell'ordine di 20 milioni di euro, di cui sembrano realizzati sull'impianto poi non di San Gemini ma sugli impianti di Amerino, sono nella misura non superiore ai 5-6 milioni di investimenti. Quindi un riposizionamento industriale, fra altre cose, su un mercato che ha dimostrato negli ultimi 3 anni dinamiche anche positive, non c'è stato. Ma contemporaneamente, il giorno che noi abbiamo incontrato le organizzazioni sindacali, la mattina a Roma è avvenuto un incontro fra le organizzazioni nazionali e la proprietà, presente anche il dottor Pessina, e le organizzazioni sindacali, le sigle nazionali, si sono date appuntamento nel giro di 10-15 giorni per comunicazioni che sarebbero state date dal gruppo, su cui noi chiaramente non abbiamo contezza, ma su cui manteniamo una soglia di attenzione altissima e un monitoraggio altissimo, tenendo conto che l'operazione San Gemini però si va a incunare su un tavolo nazionale, su una grande operazione nazionale, su un intervento di un grande gruppo che ha necessità di porre in essere un'attività di ristrutturazione del debito, tenendo comunque conto che l'accordo che è stato siglato sul tavolo della Regione Umbra sarà l'elemento di riferimento con cui noi ci siederemo al tavolo.
ritengo che sia opportuno in questa fase aspettare di capire quale forma prenderà il tavolo nazionale, soprattutto cosa verrà comunicato dalla proprietà anche in termini di piano di investimenti, anche in termini di soluzioni occupazionali, l'accordo parla chiaro su questo, e quindi il monitoraggio su questa vicenda è altissimo. Noi siamo in contatto con le organizzazioni sindacali, siamo in contratto con le sigle anche nazionali. Ritengo opportuno che in questa fase aspettare, e dovrebbe essere questione veramente di giorni, cosa comunicherà la proprietà prima di definire a priori quali strumenti utilizzare, come se riconvocare o meno il tavolo nazionale e regionale, o se in una prima fase magari partecipare al tavolo nazionale, come vuole la prassi delle relazioni industriali. Detto questo, ripeto, la soglia d'attenzione è altissima, l'accordo che è stato sottoscritto, quindi nella sua presenza, rimane l'elemento di riferimento. Vedremo e capiremo, sicuramente quell'accordo non è stato del tutto attuato, quindi vorremmo capire per quali sono le prospettive future, e rimettendo chiaramente sul tavolo quell'accordo. Grazie Assessore, vuole replicare il Consigliere Paparelli? Ah, sì, Assessore, mettiamo un attimo da parte, diciamo, le nostre posizioni politiche, però lei non ci potete dire che monitorate la situazione e che aspettate quello che fa il Governo nazionale, perché la concessione delle acque minerali è una vertenza, quella San Gemini, che è differente da tutte le altre vertenze, perché in questo caso noi siamo come regioni titolari delle concessioni delle acque minerali e abbiamo un contratto stipulato. Ora, è un eufemismo dire che hanno fatto poco, la proprietà non ha fatto nulla, non vi abbiamo sentito dire una parola ancora di stigmatizzazione nei confronti di una proprietà che per la prima volta non ha fatto, sigla un accordo con i sindacati, le organizzazioni, e non lo attua minimamente. Noi non vorremmo che, noi le invitiamo a convocare il tavolo permanentemente per metterli di fronte alla possibilità di eseguire dal punto di vista giuridico, mettere in mora rispetto al rispetto delle questioni contrattuali. Consigliere Paparelli, se va alla conclusione che ha finito il tempo. Sì, sì, c'è il piano industriale, c'è tutto. Assessore, piano industriale, ci sarebbe, avrebbe dovuto esserci il monitoraggio da parte delle organizzazioni sindacali, dalle parti, non è stato attuato nulla. Questo è sotto gli occhi di tutti, quindi non vorremmo, siccome c'è stato anche nel frattempo intervenuto anche il concordato, richiesta di concordato dei Pessina relativamente al comparto delle costruzioni, noi non vorremmo che si intervenisse troppo tardi, quando ormai, diciamo, il malato è morto, perché purtroppo la San Gemini nel corso degli anni di queste consigliere vicende, per favore, ne ha viste moltissime. L'ultima è presentata dalla consigliera Meloni, risponde sempre l'assessore Fioroni, intendimenti della giunta regionale riguardo allo stato di attuazione del protocollo d'intesa sulla riqualificazione dell'area industriale di Pietrafitta. Grazie Presidente. L'oggetto della mia interrogazione riguarda lo stato d'attuazione del protocollo d'intesa stipulato il 9 maggio del 2019 tra i comuni di Piegaro, Panicale, la Regione dell'Umbria ed Enel. Questo protocollo è stato possibile grazie al quadro sottoscritto nel 2016 tra Regione e Enel per la riqualificazione di 23 impianti fototermoelettrici attraverso il progetto Future, che è un progetto di Enel riguardante i siti dismessi o in fase di dismissione non più attivi. In particolare nel caso di Pietrafitta riguarderebbe i due siti PF3 e PF4 della vecchia centrale turbogas non più funzionante. Ora, sulla base di questo protocollo d'intesa veniva stabilito, sia d'intesa con Enel che con i due comuni partecipanti, che entro il luglio 2019 Enel avrebbe dovuto adempiere a tutta una serie di campagne di ascolto nel territorio
per attraverso una procedura privatistica competitiva un concorso di progetti per identificare e selezionare i soggetti che fossero stati interessati anche all'acquisto di alcuni lotti unitamente ai progetti di riqualificazione dell'area. Ora, alcune di queste attività si dovrebbero concludere entro il marzo 2020. Così anche da poter concludere questo percorso che va ormai avanti da circa 20 anni e che però in virtù di questa fine, diciamo, prima parte di lavori del 31 marzo, in realtà Enel avrebbe dovuto compiere sicuramente un piano di caratterizzazione, capire se quel sito va bonificato, se le indagini catastali sono state compiute e soprattutto valutare se i progetti in caso presentati siano basati su criteri di sostenibilità e innovazione, che erano due dei criteri stabiliti per la partecipazione a questo tipo di progettualità. Ora, a tale scopo, all'interno di una cornice normativa nazionale ma anche comunitaria, sarebbero dovute partire una serie di iniziative di Enel finalizzate anche all'imprenditoria locale. Ora, preso atto che la Regione, sulla base degli impegni assunti nel 2019 e che vedeva l'individuazione prioritaria del nostro territorio anche di opportunità riservate all'area di crisi non complessa sulla base della legge 181-99, che furono presentate alla cittadinanza e anche alle forze economiche e sociali nel settembre 2019, la Regione si impegnò, tra l'altro, sempre nel 2019, a collaborare con i comuni per la riqualificazione e la rigenerazione dell'area di proprietà della Val Nestore SRL, tenuto conto anche dell'interessamento manifestato dalla vetreria piegarese a realizzare impianti logistici in quella zona. Ora, considerato che sappiamo che l'assessore peraltro ha avuto un incontro con Enel nel mese scorso, reso noto anche dalla stampa, Enel manifestò, credo in quell'occasione stessa, anche la volontà di poter intervenire e di poter promuovere anche la disponibilità al rilancio del museo paleontologico che interessa quell'area e che per noi è molto importante perché potrebbe divenire parte attiva del progetto Futuré e realizzare quindi lì non soltanto un rilancio dal punto di vista economico e produttivo ma anche turistico-culturale. Quindi quello che io intendo oggi chiedere alla Giunta è qual è lo stato di attuazione del protocollo, quali siano i tempi previsti per dare seguito agli intendimenti assunti tra le parti, considerando che ad oggi non risultano essere ancora state espletate compiutamente da Enel le fasi preliminari previste entro marzo. E inoltre si chiede alla Giunta in quale modo e con quali strumenti si pensa di dare seguito all'accordo per rispondere alle esigenze e agli interessi della nostra comunità. Grazie. Assessore Fioroni. Allora sì, va scisso su un duplice livello, il tema del decreto del 19 dicembre del 2016 e relativamente poi alla sottoscrizione dell'accordo di programma fra Regione dell'Umbria, Mise e Invitalia relativamente alle aree di crisi non complessa. Con una nota del 10 febbraio del 2020 il Ministero ha comunicato che è in fase di ultimativa la definizione dello schema di avviso pubblico per l'avvio di selezione dei programmi da agevolare o da incentivare, così come definito nell'accordo. Quindi è presumibile che entro la primavera sarà nella disponibilità delle imprese la possibilità di presentare programmi di investimento. Altro discorso invece è il tema Futuré è programma di Enel messo in campo per la dismissione delle centrali a carbone, un programma che ha questo vestito innovativo, ovvero vuole tendenzialmente favorire la presentazione di progetti innovativi soprattutto nell'ambito delle energie rinnovabili. Per alcuni territori è più facile realizzare questo, per altri un po' meno, perché magari ci sono la location di alcuni territori, vuoi per l'interesse commerciale per alcuni terreni, vuoi per la vicinanza anche verso location turistiche, ha reso più facile il collocamento. Per quanto riguarda il territorio in questione,
È sicuramente positivo la volontà di Enel di dichiarare l'intenzione di rimanere nel territorio con investimenti sulle rinnovabili, quindi fino a un sistema di produzione da 20 megawatt, quindi una area di produzione importante, fermo restando che per la collocazione del Future Egg ancora deve essere bandito e che in mano al Politecnico di Milano, che è stato quasi utilizzato in un ruolo di advisor, ovvero da un lato cercare di fare ascolto degli stakeholder territoriali per capire quali potessero essere le esigenze, quali potessero essere le capacità, va bandito il progetto Future Egg, che poi sarà oggetto di una successiva valutazione da parte proprio dello stesso Politecnico, che dovrà valutare il carattere di innovatività, ovvero valutare che le proposte siano effettivamente innovative. Su questo tenete conto che stiamo monitorando, abbiamo sollecitato a Enel di procedere quanto prima nel bandire il concorso, che è un concorso di idee. Io concorso di idee era anche Monteluce, concorso di idee era Fontivegge. Spesso quando mi leggo la parola concorso di idee un po' di pessimismo tendenzialmente provo ad avercelo, però la logica è quella di cercare di spingere Enel a bandire quanto prima questo assessore concorso, tenendo conto che quel territorio è un territorio che sta soffrendo, che ha bisogno di progetti innovativi e sicuramente può essere interessante anche la valutazione di una lettera, una manifestazione di interesse che è arrivata comunque fuori progetto e comunque potrebbe avere, sempre che venga confermata questa intenzione, una possibilità di dare una conversione al sito, magari non innovativa, ma sicuramente importante in termini occupazionali, che oggi è sicuramente una priorità. Abbiamo avuto anche un altro incontro con Enel, ribadendo anche che le aziende, i territori che hanno avuto le centrali a carbone, hanno anche pagato, se vogliamo, un piccolo prezzo in termini ambientali, quindi è giusto che sotto questo versante Enel ascolti con attenzione le esigenze di un territorio che chiede prevalentemente assessore, una per favore, che Enel rimanga comunque nel territorio con una presenza, che sia questa nell'ambito delle energie rinnovabili o con altri ambiti. Noi ci siamo proposti in questo senso come luogo di sperimentazione sulle rinnovabili, mettendo a disposizione un territorio che è piccolo, ha un centro di ricerca importante con competenze anche rilevanti in ambito ambientale. Assessore, a livello universitario. Mi deve spiegare però, la televisione dopo taglia gli interventi. Vabbè, ma... Scusi, assessore. Prego, prego. Scusate la lunghezza. 30 secondi che lei ha sforato di... La ringrazio, assessore, ha centrato l'argomento, che è quello anche dell'alta attenzionalità che c'è lì nel territorio. C'è una grande attenzione anche a livello organizzativo, perché come lei ha detto c'è richiesta che Enel, che è una grande multinazionale, continui ad investire anche in energie rinnovabili. C'è la tutela dei posti di lavoro, c'è uno sviluppo anche innovativo che viene richiesto, e lì è anche un pezzo di territorio che interessa un'intera vallata, che non vede protagonisti solo Enel, ma anche Vetreria, anche Trafomec e tutte le aziende dell'indotto interessato, esattamente. Quindi continuiamo a lavorare insieme per monitorare il lavoro che verrà fatto nei prossimi mesi dalla Giunta, dal Consiglio e soprattutto anche da Enel.